tutti, io mi chiamo Stefano, voi so che provenite tutti da un'esperienza di stilo tecnico sostanzialmente, diciamo che in questo talk qua affrontiamo un discorso che non è molto tecnico ma è più di tipo economico. Però è importante tenere presente, quando si parla di open source, anche di questi aspetti non prettamente ingegneristici o tecnici, ma che comunque hanno dei riflessi per quanto riguarda l'economia e hanno anche dei riflessi per quanto riguarda il modo in cui in qualche maniera la società si organizza intorno alla tecnologia, nel nostro caso declinata in termini di open source e di software libero. Okay? Questo perché comunque è necessario riuscire a dare delle risposte, soprattutto in merito al fatto che con il fenomeno dell'open source e in particolare del software libero ci troviamo di fronte ad un fenomeno, appunto, che per certi aspetti l'economia, il passato e anche la politica ha fatto molto fatica a comprendere, perché è un fenomeno che è molto particolare, molto difficile. È molto difficile da spiegare, molto difficile da spiegare cosa ad esempio spinge dei professionals, quindi quando parlo di professionals parlo di ingegneri, sviluppatori di sistemi e via dicendo, che in qualche maniera si trovano ad dover fare delle cose molto, molto sofisticate, molto, molto ingegnerizzate, molto, che richiedono molta progettazione, soprattutto richiedono molti anni di progettazione, perché comunque dietro la tecnologia dell'open source e del software libero c'è molto pensiero intellettuale, cioè ci sono molte energie intellettuali. Come succede che tutto questo questa produzione intellettuale, tutta questa produzione tecnologica e ingegneristica ad un certo punto venga messa a disposizione in maniera gratuita, no? Cioè è un paradosso che ha spiazzato molti economisti a livello di ricerca anche universitaria e per quanto riguarda gli aspetti sociali e gli aspetti economici. Quindi in particolare quella che vediamo oggi è una carrellata appunto di queste teorie su cui appunto negli ultimi 10-20 anni molti ricercatori di economia si sono posti problemi, il problema per poterlo spiegare, e hanno in qualche maniera dato delle che hanno trovato in qualche maniera delle spiegazioni. Innanzitutto il paradosso principale risiede nel fatto che gli individui sostanzialmente dovrebbero, secondo la teoria economica classica più diffusa, gli individui agiscono in termini economici, agiscono in termini razionali e quindi agiscono nell'ambito pubblico, quindi nell'ambito della società, per trarne poi dei profitti a livello personale e a livello individuale. Quello che succede sostanzialmente con l'open source, qui il termine hacker è declinato in termini positivi, quindi l'hacker, quello che viene usato, che veniva usato prima del termine phishing,
nell'ambiente open source stretto, nell'ambiente del software libero, è più o meno equivalente alla, ad individuare un professional che si occupava di sviluppo software in particolare, o di sviluppo di tecnologia informatica. Cioè, quindi l'hacker era sostanzialmente una persona che si occupava di risolvere problemi e di sviluppare tecnologia. Cioè, non era colui che, dopo questa connotazione negativa che ha assunto il termine hacker, in realtà è passata attraverso attraverso il giornalismo. Il giornalismo ha storpiato questo concetto qua e poi nel tempo ha assunto un significato negativo. Però originariamente il termine tecnico era sostanzialmente di hacker come professional, quindi di uno che campava con le proprie competenze per risolvere problemi e per dare le proprie prestazioni professionali in cambio di un giusto compenso, sostanzialmente. Questo è il termine principale. Allora, noi ci troviamo invece in prima battuta, quando noi ci troviamo di fronte a questo fenomeno qua, la prima cosa che sostanzialmente è paradossale è il fatto che l'individuo, anziché agire nella sfera pubblica per trarne dei profitti personali a livello personale, a livello privato, agisce nel privato, ok, per poi dare dei vantaggi pubblici alla società. Cioè, sembrerebbe quasi una specie di missionario, visto in questi termini qua. Vedremo poi in realtà che le cose non stanno esattamente così. Ok, però il paradosso di fronte al quale si sono trovati questi economisti spiazzati è stato appunto questo. Allora, si cercherà, cioè io cerco in questa cartellata di far vedere che in realtà non esiste nessun paradosso, ma esiste semplicemente una confusione rispetto a ciò che è il mercato rispetto a ciò che non è il mercato. Cioè, noi stiamo andando, molto spesso confondiamo le cose, pensiamo che l'hacker, che il software che si occupa di sviluppo di tecnologia stia agendo in un tipo di mercato, senza accorgersi in realtà che lui sta agendo in maniera molto razionale, ma sta agendo su un piano del mercato che a questi luminari dell'economia sta fino a qualche tempo fa sfuggiva. Innanzitutto parto da questo. Allora, l'idea delle royalties, l'idea dei diritti d'autore, quando voi comprate un libro a scuola, voi oltre a pagare sostanzialmente il materiale, quindi i costi di produzione del libro, quindi le spese vive, pagate anche assieme, sopra il libro, ci pagate anche i diritti d'autore. Questo concetto del diritto d'autore, in realtà, rispetto alla storia della conoscenza umana, rispetto alla storia dell'intellettuale umana, è in realtà, se si va a vedere bene, è un'invenzione abbastanza recente, abbastanza che nasce sostanzialmente nel secolo scorso, quindi in pieno positivismo, nasce nel XIX secolo e nasce come narrazione eroica della scienza, okay? Quindi come narrazione positiva, come narrazione eroica della scienza, cioè quindi c'è una grossa fiducia nelle capacità intellettuali umane, c'è una grande fiducia, è un momento storico in cui c'è una grande fiducia nella tecnologia, nell'evoluzione
dell'uomo nell'industria, e nella scienza. In questo momento qua preciso, sostanzialmente, nasce l'idea di Hoyer, nasce l'idea di diritto, nasce l'idea del fatto che le idee, in qualche maniera, chi le ha, chi le sviluppa le idee, chi progetta, in qualche maniera gli deve essere riconosciuto da parte di diritto, gli deve essere riconosciuto quelli che poi diventano sostanzialmente i brevetti. Le royalties, i diritti d'autore e tutto questo tipo di cose qui, che hanno in realtà un'origine molto più recente di quello che si possa credere. In realtà, prima del periodo positivista e ancora meglio prima della rivoluzione industriale, tutto questo sostanzialmente non esisteva, non era neanche concepibile. Quindi da questo punto di vista, in realtà, il diritto d'autore è qualcosa, il diritto d'autore, le royalties e i brevetti sono qualcosa di molto meno naturale di quello che sembra. A questo punto, però, per riuscire a capire bene il fenomeno dell'open source, bisogna un po' andare alle origini di questo fenomeno, cioè riuscire a capire dove, in che contesto nasce l'open source, e qua riuscire a stabilire una data precisa in cui si possa dire, no, è nato l'open source, che può essere così in modo semplicistico, può essere determinato ad esempio da quando Linus Torvalds ha diffuso le prime versioni di Linux, piuttosto che dalla creazione della Free Software Foundation da parte di Stallman, o questo tipo di cose qui, in realtà indicano dei periodi, delle date formali che però poco ci aiutano per riuscire a capire il fenomeno. In realtà l'open source, anche considerando che tutto il discorso che avevo fatto prima sulle royalties, sui diritti d'autore, è quella che si chiama costruzione sociale, cioè un'invenzione, quindi assolutamente innaturale rispetto al normale agire antropologico dell'uomo, ci permette di andare a vedere come in realtà tutto il software libero sia nato ancora prima di questi eroi come Linus Torvalds, Richard Stallman e via dicendo. In realtà nasce in un ambito anche un po' controverso, diciamo così, dal punto di vista, se vogliamo, anche etico, politico e morale. In realtà l'open source nasce in piena guerra fredda, nasce in una situazione molto conflittuale e nasce in una condizione in cui sostanzialmente il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, investe molto negli armamenti nucleari, negli armamenti convenzionali e negli armamenti nucleari e via dicendo. In questo periodo qui quindi c'è un grosso versamento proprio di miliardi di euro nella ricerca, nella tecnologia, in funzione della guerra fredda. Sostanzialmente questo è l'origine, diciamo, più realistica, poco romantica dell'open source, ok? Ciò non toglie che comunque poi ci siano anche degli effetti positivi, che tutto questo comunque non toglie il fatto della grande risorsa pubblica che è l'open source oggi, che, cioè, ciò non significa che assolutamente che ci dobbiamo rinunciare, però nasce da questa esperienza qua. Soprattutto nasce
da questa contraddizione in cui sostanzialmente siamo in piena guerra fredda, no? C'è una contrapposizione tra i due blocchi, il blocco sovietico e il blocco sostanzialmente occidentale, c'è proprio questa grossa contrapposizione. Il blocco occidentale è il blocco in cui nasce in pratica, in cui si può individuare, si possono individuare le prime forme di origine dell'open source. Questi due blocchi, tra questi due blocchi, quello che difende il mercato libero, quello che difende la libera iniziativa, quello che sostanzialmente è impegnato a combattere l'economia pianificata dall'alto, è sostanzialmente il blocco occidentale, che però sta facendo un'operazione abbastanza contraddittoria rispetto a quello che è la sua mission all'interno del conflitto della guerra fredda. E cioè sta isolando una grossa parte dello sviluppo scientifico, dello sviluppo tecnologico dal mercato. Lo sta isolando, investendo in quanto sostanzialmente in questo preciso momento storico tutta la tecnologia, soprattutto la tecnologia informatica legata alle telecomunicazioni, e le telecomunicazioni giocano un ruolo importantissimo nello sviluppo dell'informatica. Al centro, come vedremo, c'è la Western Electric sostanzialmente e la TNT, che ha un ruolo sostanzialmente fondamentale per lo sviluppo della tecnologia informatica. Sostanzialmente c'è un grosso versamento, quindi in pratica l'informatica, in particolare le telecomunicazioni, si sviluppano totalmente al di fuori di quello che è il libero mercato e in realtà vengono finanziate da grossi investimenti pubblici da parte del Ministero della Difesa e tra l'altro in questo importante è anche lo Sherman Antitrust Act del Dipartimento di Giustizia sempre americano, che gioca in questo momento un ruolo fondamentale importantissimo, in quanto essendo la TNT, una società di telecomunicazioni, di telefoni sostanzialmente, essendo la proprietaria delle reti telefoniche, alla TNT viene impedito di, per motivi di antitrust, viene impedito di fare business su campi diversi dalle telecomunicazioni. Quindi tutto lo sviluppo sostanzialmente tecnologico, informatico, legato alle telecomunicazioni, in pratica commissionato molto spesso dallo stesso Ministero della Difesa, non può essere brevettato. Sostanzialmente questo è tutto il mondo Unix, tutto il sistema operativo Unix che nasce all'interno dei Bell Telephone Laboratories, che altro non è che una affiliata della TNT, proprio per la legge antitrust degli Stati Uniti, non può essere in qualche maniera brevettata e coperta dagli diritti d'autore. Sostanzialmente, più che questo è un momento storico importante in cui sostanzialmente l'antitrust americano è proprio, diciamo così, nell'impero, cioè la cosa abbastanza difficile per noi europei da capire, no? Cioè, per gli americani è abbastanza chiaro il concetto di antitrust, per noi forse un po' meno. Però il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostanzialmente è il primo nella storia che dice che in pratica il software non può essere coperto da diritti d'autore. Questo perché
andrebbe a creare, questo per il Ministero di Giustizia negli anni 50, nel Ministero del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, era abbastanza chiaro, è già abbastanza chiaro, ok? Quello che poi in realtà si verificherà negli anni, a fine degli anni 70, a fine degli anni 80, però per il Ministero di Giustizia americano già negli anni 50 era già abbastanza chiaro e limpido il grosso rischio di monopolio del software. Cioè, la cosa paradossale è che i primi a porci dei limiti, cioè, quindi già questo ci spiazza completamente dal punto di vista dell'idea che possiamo avere di tipo collettivistico, di tipo romantico, di tipo di condivisione della tecnologia e del software. Okay? È il fatto che il software sia condivisibile, il fatto che il software sia aperto, sia liberamente scambiabile, è sostanzialmente una cosa che non si contrappone ad un'idea di mercato e ad un'idea di business, okay? ma è necessaria per evitare i rischi di monopolio ed è sostanzialmente necessaria per consentire il libero mercato. E non a caso, cioè, si parla di LibreOffice, non a caso si parla di software libero. E software libero che Richard Stallman, con il termine libero si è trovato molto molto in conflitto, perché il termine libero in inglese viene tradotto con free, ok, free software. Free in inglese ha una doppia declinazione, significa sia gratis sia gratuito, ma significa anche libero in termini di libero commercio. Il grosso problema di Stallman, ogni volta che fa qualche intervento, che fa qualche convegno, eccetera, eccetera, Stallman è colui che ha fondato la Free Software Foundation, è quello di spiegare che non si tratta di free, che free non va declinato in senso di gratuità, okay? Ma che va declinato in senso di libertà. Okay? Libertà che sta alla base del fatto che il libero mercato si esplica su delle condizioni di libera iniziativa. Sostanzialmente il paradosso è questo. Qui ci sono dei progetti interessanti, qui siamo intorno agli anni 50, ci sono alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, ci sono dei progetti interessanti tipo Multics, che precede di molti anni di Munis, e che ci dà anche l'idea del perché Unix si chiama Unix, che non è Unix. Sostanzialmente Multix è un sistema operativo basato sulla multiutenza, e quindi su un calcolatore sostanzialmente centrale. Unix, quindi unico, okay, in contrapposizione a Multix, è un sistema operativo che invece si basava sulla monoutenza e eventualmente poi la monoutenza doveva risolvere i problemi di scambio di informazioni, di scambio informatico, di informazioni elettronica tra i diversi sistemi, sostanzialmente Unix tra loro, unici tra loro, insomma. Il progetto Multics che è stato iniziato dall'MIT sostanzialmente, e che in collaborazione, vedete, cioè è molto, negli Stati Uniti già negli anni 50 era molto integrato tutto il mondo produttivo, economico, industriale con il mondo industriale e con soprattutto il Ministero della Difesa, che elargiva consulenze a suon di milioni di dollari, okay? E il
moto che muoveva tutto quanto sostanzialmente è una, questa grande contrapposizione che c'è tra il blocco sovietico e gli Stati Uniti, e tutta questa grossa spesa in tecnologia, in software, in, in sviluppo di protocolli di trasmissione di dati e di vicino che c'è stato, che c'è stata in quell'epoca. Quindi vediamo già una bipolarizzazione, qua non la si vede ancora, però un altro ruolo importante è giocato dall'Università di Berkeley. Sostanzialmente ci sono, vengono sviluppati due poli tecnologici grossi. Uno è la Western Electric con il Massachusetts Institute of Technology, e l'altro polo invece è rappresentato dalla TNT, la Bell Laboratories e la Berkeley, è l'Università di Berkeley. Ok? Beh, questo l'abbiamo già detto, okay? Cioè il ruolo giocato dall'antitrust americano sostanzialmente come origine di un'idea di open source, come idea di open source sia nato sostanzialmente in ambito istituzionale, quindi al Ministero della Difesa, al Ministero della Giustizia, che sono concetti che nascono sostanzialmente da lì. In realtà il paradosso dell'isolamento, della protezione di tutta la tecnologia, di tutto lo sviluppo scientifico, tecnologico del mercato, è quanto voi capite bene che se io spendo milioni e milioni di euro, miliardi di euro in tecnologia, okay? Con i soldi dei contribuenti pubblici, cioè prendo i soldi dei contribuenti pubblici per sviluppare, per fare ricerca, per sviluppare tecnologia, voi capite bene che tutto questo sta al di fuori dei giochi di mercato, no? Ad esempio attualmente in Europa sono vietati gli aiuti alle imprese, che gli aiuti alle imprese devono agire in una situazione di libero mercato e non possono essere aiutati dallo Stato. Quindi voi pensate, cioè, quindi tutto questo sviluppo tecnologico sostanzialmente avviene al di fuori del libero mercato, però sostanzialmente non al di fuori di un concetto abbastanza importante che è la competizione. Cioè, in realtà cos'è che succede? In realtà cos'è che succede? Succede che la competizione, anziché essere agita all'interno del mercato domestico, viene spostata su un livello molto più elevato, che è la competizione sostanzialmente tra i due blocchi della guerra fredda, okay. Quindi la competizione viene spostata a quel livello lì, viene sottratta dalla competizione del libero mercato, del libero scambio domestico, per essere portata ad un livello sovranazionale, ad un livello internazionale di contrapposizione con altre nazioni, e la competizione non viene più giocata nel mercato, ma viene giocata a livello politico. Quindi non viene meno il discorso, l'elemento della competizione, dell'arrivare prima di e di fare le cose meglio di e di essere più potente di. Cioè, questa idea di competizione non viene meno, viene semplicemente spostata dall'economia a livello politico, da livello domestico a livello internazionale. Però rimane. Un altro aspetto paradossale è che gli slogan che più o meno hanno a che fare con prodotti tecnologici più o meno riguardano sempre la semplicità d'uso delle cose, ok? Uno slogan della Kodak a suo tempo era una cosa tipo clic clac e ciò che è fatto, okay?
toccare un bottone e il marchingegno, il device, il, l'oggetto tecnologico si andava a fare tutto. Cioè, questo è un concetto molto importante per riuscire a vendere. Okay? Quando tu devi vendere qualcosa, devi vendere qualcosa in cui, per il quale, per la quale, per usare la quale ti basta semplicemente premere un bottone. Cioè, quella è essenziale per riuscire a vendere, perché sennò non riesci a vendere. Cioè, in pratica, non riesci a vendere se il prodotto tecnologico non è abbastanza semplice da usare. Un altro paradosso, in realtà, è che può essere vero anche l'opposto. Può essere vero l'opposto perché in realtà l'informatica, che a quei tempi è molto molto complessa, è molto difficile da utilizzare ed è sostanzialmente utilizzabile solo da esperti, solo da ingegneri, solo da soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto nelle università, ne fanno grosso uso, che fa elaborazione massiva di dati, quindi statistici e fisici. Sono queste le tre figure: statistici, fisici e ingegneri, che fanno un grosso uso dell'informatica negli anni 50, soprattutto negli Stati Uniti. Non è sempre così. L'informatica in realtà si diffonde tra le università proprio per la sua complessità e proprio per la sua difficoltà ad essere utilizzata. Perché in realtà, per, essendo proprio per il fatto che è complessa, per riuscire ad essere utilizzata, per riuscire ad essere per rimanere resa utile, ha bisogno di un grosso sostegno, di una grossa rete di persone. E quindi ha bisogno di una comunità molto estesa. Quindi c'è chi all'Università di Berkeley riesce a fare alcune cosettine, però altri aspetti non li conosce bene e deve appoggiarsi ad altre istituzioni, ad altri professional, ad altri. Okay. E quindi c'è un continuo scambio di idee, c'è un continuo scambio di nozioni e di conoscenza, di produzione di manuali, di produzione di linee guida e via dicendo, per cui sostanzialmente è proprio la complessità della tecnologia in questa fase che sostanzialmente, paradossalmente, è ciò che agevola proprio la diffusione della tecnologia, in quanto necessita di reti di collaborazioni molto anche sia all'interno dell'Università Americana, del Dipartimento di Difesa e il Dipartimento di Difesa e soprattutto le società di telecomunicazioni, cioè all'interno di tutti questi ambiti lavorano dei professionals, okay, i quali praticamente si conoscono tutti tra di loro. E in cui praticamente ogni volta che devono fare qualcosa, devono sviluppare qualcosa, devono procedere con i loro progetti, hanno bisogno del supporto di chi si trova, anche perché poi succede che chi ha studiato a Berkeley va a lavorare per la TNT, chi ha studiato, l'ingegnere che ha studiato all'MIT va a lavorare per la Western Electric, ok? Chi è già passato per la Western Electric e che è già all'interno della Western Electric ha già seguito un progetto di collaborazione con il Ministero della Difesa americano o con qualche ditta qui, il governo americano si appoggia, tipo la Lockheed o la Douglas, eccetera, eccetera, va poi a finire a lavorare per lo stesso Ministero della Difesa americano. Quindi sono tutti professional che girano, cioè, allora la nomenclatura più o meno rimane quella, però le persone si spostano, girano, sono tutte in contatto tra di loro e hanno tra di loro non tanto
un atteggiamento competitivo, ma un atteggiamento cooperativo. Perché hanno un atteggiamento cooperativo? Non perché sono romantici, ma perché ne vale la loro sopravvivenza. Cioè, chi non coopera, chi non riesce in qualche modo a controllare la complessità, appoggiandosi anche ad una comunità, infatti poi il concetto di community nella persona è molto importante, sostanzialmente da solo non ci riesce. Cioè, quindi, questo è sostanzialmente. Quindi, paradossalmente, la complessità è qualcosa che in realtà agevola in qualche maniera la cooperazione e la collaborazione e la diffusione della tecnologia. E che si contrappone, questo è un altro paradosso economico in cui praticamente una cosa molto complessa si diffonde, tra virgolette, nel mercato proprio perché è complessa. Questo è un paradosso che ovviamente va contro qualsiasi sano principio che vorrebbe che lo strumento più semplice fosse quello che si diffonde molto più agevolmente nel mercato. I problemi iniziano sul finire degli anni '80 e qua sostanzialmente si introduce un po' quella che è la storia di Linus Torvalds, che è poi quello che ha creato il sistema operativo Linux. Inizia sostanzialmente a questo punto. Questo è importante perché a un certo punto la TNT dice: no, basta con questo gioco, non ci sto più. Questa qua è tecnologia importante, questa qua è tecnologia informatica, è una cosa che avrà un grosso impatto nel futuro, è un business galattico e non ce lo possiamo far scappare di nuovo. Va a quel paese l'antitrust, adesso metto in campo tutta una serie di azioni legali, di avvocati e di ricorsi all'antitrust e via dicendo, e mi appropero delle royalties, dei diritti di tutta questa tecnologia, e in particolare di Unix. Il fatto è che poi alla fine, non sto a raccontare tutta la storia, il fatto è che poi alla fine la TNT ci riesce. Alla fine la TNT riesce a diventare sostanzialmente la proprietaria di Unix. Con un sacco di problemi però. Un sacco di problemi perché comunque voi dovete pensare a questa la TNT che praticamente sganza, manda in giro commerciali da mandati a raffica tutti i suoi avvocati, mette in campo azioni di lobbying strepitose anche perché la TNT è una società abbastanza potente e riesce a raccogliere tutti i pezzi di tecnologia che sono sparsi in giro, che sono così di nessuno, okay, e in qualche maniera riesce a ricondurli in un elemento unitario che è il sistema operativo Unix, di cui sostanzialmente si garantisce i diritti. Okay, questo è sostanzialmente quello che succede, con qualche problema, dicevamo, nel senso che molta parte di quello che è dentro il sistema Unix è anche detenuto da Bartley sotto forma di quello che sarà poi il sistema operativo BSD, che poi avrà anche quello sistema operativo BSD, che sostanzialmente non è che a questo punto l'esatta quasi copia di Unix con qualcosa in meno. Okay. Che però rimane in qualche maniera svincolata dai diritti d'autore detenuti dalla TNT. Quindi a questo punto c'è
inizia la chiusura, inizia il tentativo di chiusura della tecnologia, di chiusura del software, che però lascia vaganti delle mine libere, che non riesce a controllare totalmente. Ok? E soprattutto attorno al progetto BSD continua l'esperienza dell'open source, però vedete, un po' alla volta, no? Un po' alla volta, questi sono grafici di network analysis, però un po' alla volta vedete che il nucleo di partenza sostanzialmente che era costituito dal Ministero della Difesa e dalle grosse ditte, dalle università e dalle ditte di telecomunicazioni, sostanzialmente in qualche maniera inizia un po' a sganciarsi da tutta la nebulosa che invece inizia a formarsi attorno a quel poco che era rimasto di libero, che era BSD, okay, a tutta questa nebulosa. Questa nebulosa comincia a svilupparsi e comincia a diventare, in qualche maniera, sostanzialmente la comunità reagisce a questo tentativo della TNT di mettere sotto controllo tutti i diritti dell'informatica, sì. Reagisce e in qualche maniera si forma una dicotomia, una nebulosa che resta sparsa di oggetti più incontrollati e via dicendo, invece di oggetti ben controllati e detenuti da una singola. Però in realtà c'è un'altra cosa abbastanza interessante che riguarda l'economia, è che e questo caso lo dimostra abbastanza ampiamente, è il fatto che comunque l'economia non può in ogni caso sostenersi, secondo Polanyi, già dall'inizio del XX secolo, quindi all'inizio diceva che non può esistere economia formale, economia reale e economia formale se non esiste anche un'economia sostanziale. Cioè, in pratica, è un po' la stessa situazione che viviamo tutti i giorni. Se non abbiamo cura anche di tutto quell'aspetto che riguarda l'economia sostanziale, quindi ad esempio il fatto che ci sia qualcuno che a volte ci fa da mangiare a casa, il fatto che ci sia qualcuno che si occupa soprattutto nell'età infantile, no? quando siamo piccoli, che si occupa della nostra salute, che si occupa di curarci, eccetera, eccetera. Tutto questo è tutta una serie di azioni che l'uomo mette in campo al di fuori dello scambio di mercato. Sono prestazioni che stanno di fuori dello scambio di mercato. E voi provate a pensare se fosse possibile una società che funziona solo con l'economia, quella formale, solo a livello di scambio di mercato. Cioè, io sto investendo sul mio figlio, tutto quello che io sto spendendo sul mio figlio mi aspetto che un giorno mio figlio me lo restituisca in termini monetari, perché sto facendo un investimento su di lui, cioè ogni volta che vostra madre, quando vi paga la cena, vi chiede dei soldi per avere preparato la cena, cose di questo tipo. Cioè, è impossibile pensare in una società, è impossibile pensare, cioè, sì, dopo qua si mettono anche altri problemi di genere, nel senso che il grosso carico dell'economia sostanziale contrapposta a quella formale cade sulla donna, ovviamente, cioè, questo lo sappiamo con tutte le ingiustizie che questo comporta. Comunque, in linea di massima, non è possibile una società, non è fattibile, non è possibile una società dove gli scambi tra le persone sono solo in termini economici. Okay? Sostanzialmente quello che si verifica nell'open source è la stessa cosa.
Cioè, l'idea è sostanzialmente che la TNT sta facendo un sacco di soldi. Sta facendo un sacco di soldi sostanzialmente anche sfruttando quello che è un discorso di sviluppo sostanziale della tecnologia. Cioè ci sono molte persone che sviluppano tecnologia, che sviluppano progetti e via dicendo, e questi progetti sostanzialmente in qualche maniera dopo vengono appropriati dal mercato, però nascono al di fuori delle logiche di mercato. Se non ci fossero questi elementi che nascessero fuori dalle logiche di mercato, nemmeno il mercato potrebbe appropriarsene e quindi in qualche maniera far funzionare il mercato della tecnologia e dell'informatica. La cosa straordinaria, cioè questa è una tabella di sintesi tra appunto quello che è l'economia di tipo formale e di tipo sostanziale, in cui sostanzialmente però l'economia formale ha bisogno dell'economia sostanziale. L'economia sostanziale nel nostro caso è rappresentata dall'open source e dal software libero. In realtà, e questo comunque è coerente con tutto quanto, perché comunque è un professional che agisce nel mercato dell'open source, poco gli frega che il suo codice venga copiato, perché tanto, quindi ritorno alla questione precedente, perché tanto lui porta a casa la pagnotta attraverso le consulenze, attraverso le prestazioni. Quindi il grosso errore degli economisti che non capivano questo fenomeno è che hanno confuso l'hacker con un romanticone generoso con un attore economico razionale a tutti gli effetti. Cioè non stava vendendo codice, stava vendendo le sue competenze. È andato, gli economisti sono andati ad osservare il mercato del bene, cioè quindi il mercato del software, il mercato dei pacchetti, dei programmi, eccetera, eccetera, e non è andato ad osservare il mercato delle competenze, delle prestazioni, di questo tipo di cose. Ok? Questi sono i problemi poi legati alle risorse, soprattutto nella pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione molto spesso che acquisisce tecnologia informatica da parte coperte da diritti d'autore, molto spesso non è più in grado di essere autonomo e si crea una situazione di dipendenza assoluta nei confronti di particolari fornitori di tecnologia, per cui non è più in grado di svincolarsi, non è più in grado di andare nel libero mercato, situazione di monopolio, quindi di esternalità si chiamano, di effetti perversi dovuti al monopolio. La pubblica amministrazione non è più in grado di tirare fuori quello che è il prezzo migliore rispetto al tipo di tecnologia che deve, o di problema che deve acquisire, va a finire che paga 10 volte tanto quello che deve pagare 10 volte meno, e sono soldi nostri. Okay. Questa buona dicotomia, vedete, una nebulosa di relazioni dove si esplica, dove viene prodotto, o meglio riprodotto, perché il software libero si riproduce mentre il software proprietario si produce, e c'è appunto questa dicotomia netta dove al centro di queste relazioni c'è, in questo caso ai giorni nostri, c'è sostanzialmente Microsoft. Ok, l'ultima cosa che volevo dire è che sostanzialmente poi arriva sto ragazzotto, Linus Torvalds, 20 anni, studente anche non particolarmente brillante di ingegneria, che dice che ha scritto il sistema operativo Linux. Okay. A questo punto qua, in Europa, non negli Stati Uniti, quindi
rispetto a dove era nato, che nasce in un continente completamente diverso, lontano da quelle relazioni di professionals che abbiamo visto, in maniera isolata, e lui inventa il suo sistema operativo, sostanzialmente in maniera abbastanza sganciata, utilizzando delle librerie PSD, ovviamente, però il discorso di tutta l'esperienza americana di sviluppo informatico c'è, perché comunque utilizza delle librerie PSD, comunque utilizza il compilatore, il compilatore che aveva sviluppato nel progetto comune che c'era Stone, quindi comunque prende degli elementi di quella tecnologia, di quegli elementi sparsi di tecnologia che erano rimasti un po' liberi, ma soprattutto c'era un'esperienza importante dal punto di vista dell'esperienza di Linus Torvalds, che è un personaggio chiave abbastanza importante nella nascita di Linux, che è Tannenbaum. Tannenbaum è un professore di sistemi operativi. Tannenbaum è un professore di sistemi operativi che a quell'epoca, proprio a seguito di tutta l'azione della TNT che c'è stata, di lobbying, di controversie legali e via dicendo, era riuscita la TNT a mettere la censura sul manuale Linus. Il manuale Linus sostanzialmente era un manuale che era nato proprio dall'esperienza della community di professionals negli Stati Uniti, no? Era nato lì e sostanzialmente ti spiegava come costruire Linux. Chiaramente non poteva, cioè era un elemento assolutamente per la TNT vitale, se voleva preservare i diritti su Unix, quello di andare a eliminare il manuale Linus. Il manuale Linus veniva utilizzato nei corsi accademici di Tannenbaum per spiegare come erano fatti, come si costruivano i sistemi operativi. A un certo punto gli è stato vietato di utilizzare questo manuale per tutte le azioni legali del tipo. È stato negato. E allora cosa fa Tannenbaum? Tannenbaum dice, benissimo, allora se io non posso più usare il manuale Lion per spiegare come si costruiscono i sistemi operativi ai miei studenti, mi scrivo io un mio sistema operativo e sul mio sistema operativo scrivo un mio manuale. E quindi si è messo a scrivere il sistema operativo Linux. Sostanzialmente poi Linus Torvalds utilizza il manuale Tannenbaum e attraverso il manuale Tannenbaum costruisce sostanzialmente il sistema operativo Linux. Questi sono gli aspetti socio-economici perversi, che sono stupendi, che però ecco. Spero di avervi lasciato con molte certezze, di aver messo molti dubbi e soprattutto di aver in qualche maniera un po' demolito l'idea di software libero come qualcosa di aleatorio, di romantico, ma qualcosa che ha una sua storia importante e che